sicuramente quando mi hanno detto che avevo questa malattia, un attimo di smarrimento c'è stato. Poi io penso che sia questione di carattere, come uno è fatto dentro. Io non mi sono mai pianto addosso, non ho mai detto un perché proprio a me. Oddio, qualche volta ti viene un pensierino del genere, però poi vai subito, reagisci, perché la parola fondamentale è non avere paura. Sono entrato in questo gruppo, che nel mio caso è di Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani, perché avevo bisogno, ho sentito il bisogno di condividere la mia esperienza con chi stesse vivendo quello che sto vivendo io, non con gli amici, non solo con i parenti, ma gente che poteva con uno sguardo capire. E perché è vero che i parenti, caregivers come si dice, sono pronti ad aiutarti, ma spesso non riescono a capire delle sensazioni, delle piccole difficoltà che quotidiane che possono accaderti nei momenti più disparati. Ovviamente mi è servito tanto anche questo, perché sto condividendo con delle persone che sono come me e che anche loro non hanno avuto paura, che sono usciti allo scoperto, e che è un altro ulteriore aiuto, in questo caso a me stesso, non agli altri. Beh, cosa direi a qualcuno che scopre oggi di avere la malattia? Il mio consiglio è di non perdere tutti gli anni che ho perso io tenendola dentro, tenendola nascosta, ma parlarne subito, perché aiuta a trovare il coraggio per affrontarla. Ci vuole coraggio, ci vuole pazienza, ci vuole determinazione, ci vuole una bella dose di autoironia, perché è bello anche prendersi in giro ogni tanto sul discorso perché tremi, perché non tremi, e scherzarci su con i vicini. Aiuta anche la capacità dei parenti, delle mogli, dei mariti, dei compagni a darti una mano. Se ti vedono sorridente, che ci scherzi sopra, anche per loro è meno pesante, perché non dimentichiamoci che è veramente molto molto difficile anche per loro, cioè convivere con un parkinsoniano può essere impegnativo, soprattutto perché loro ancora meno di noi se lo sono cercati, cioè se lo sono trovati senza saperlo, e molte volte si vede che hanno negli occhi, si legge la paura, per cui aiutare loro aiuta noi. Questo è il consiglio che posso dare ai novelli.